neo assessore della giunta Barbagallo. Che sensazione le fa sentire queste parole a poche ore dalla vittoria di Roberto Barbagallo, ma soprattutto, finito l'entusiasmo, quali saranno i progetti per il futuro imminente? Allora, innanzitutto volevo dire che io ho sempre pensato che un buon risultato sia il frutto di una collaborazione intensa e partecipata, e Cambiamoci Reale ha dimostrato che lavorando insieme si può veramente vincere. Adesso, che dire, ci dobbiamo mettere al lavoro perché c'è molto da fare per Acireale, ma sono sicura che partiremo subito, tutta la squadra di assessori e anche di consiglieri. Quale sarà il primo atto che secondo lei è importantissimo e impellente per Acireale? Fare rivivere innanzitutto la città, e per fare rivivere la città occorre partire dal centro storico, e quindi proprio da questa piazza, Piazza Duomo. Qual è stato secondo lei il quid che ha avuto Roberto Barbagallo e che invece non ha avuto Michele Di Re? L'ho detto già prima, la collaborazione di tutti, anche perché il programma di Cambiamoci Reale è un programma scritto da molti cittadini, quindi l'unione fa la forza, è stato questo che ha portato Roberto alla vittoria. Sicuramente l'emozione è tantissima, soprattutto per chi come me, giovani e giovanissimo, si trova ad affrontare un'esperienza sicuramente complicata, sicuramente difficile, ma che cercheremo di affrontare con il massimo dell'impegno, con quello spirito di innovazione e quell'aria di freschezza che noi dei giovani di Cambiamoci Reale vogliamo portare ad una città che per troppo tempo ha sofferto, per troppo tempo è stata spenta, e abbiamo l'obbligo morale e la responsabilità di rilanciarla in tutto e per tutto. Dobbiamo capire quali siano effettivamente le deleghe, ma credo che già da questa sera si possa capire che il nostro spirito è quello di stare fra la gente, quindi una politica che dalla gente parta e che alla gente sia rivolta in maniera più forte rispetto a come credo in questi 10 anni di amministrazione Garozzo non sia stato fatto.